Perché è questa Yu? Cosa? Ma chi è questa? No, Yu? No, lei è una ragazza di 2 anni fa. Ok, quindi dovrebbe essere da questa parte, giusto? Psicocchi, mi dice sì. Da questa parte. Perfetto, andiamo. E la stoppa saluta Alfredo Cigiano, Werewolf 98 e Dinas GD. Se volete essere salutati dovete trovare questo papaglino rosso e sotterrò 3 persone nel prossimo video. Ma soprattutto rimuovo per questi video a meno 20.000 like. Sapete che io e Dolcetta ritorniamo insieme. Ma quindi tu parlerai per tutta la serie, Dolcetta? Beh, no, solo... Dipende da come mi alzo la mattina, insomma. Ora sono molto arrabbiata con te, è triste, è un po' di tutto, quindi... Va bene, comunque, immagino che sia qui. Terapia non prenotata, 999 euro. Terapia prenotata, 999... Che cosa cambia? Vabbè, è sempre okay. Tantissimo, però... Sì, beh, almeno abbiamo prenotato, quindi possiamo già entrare. L'ora è quella giusta, esatta, sono le 12. Perfetto, dai. Sì. Allora, okay. Bro, va bene. Si può? Permesso? Dottor Psicocchi? Psicocchi? Ma non c'è. Non c'è neanche la tua sedia qua. Dovremmo aspettarlo, dici? Sì, intanto siediti. Comunque, secondo me, non serve a niente questa cosa. Non lo so, chissà come siamo finiti qui. Ma che diavolo era questo suono? Ok, va bene, non c'è più niente. Ok, dicevo che comunque... Ma che diavolo! Attenzione, l'S8, attenzione! Ma che cosa cavolo ci fa lui qua così in questa maniera? Ma tu sei... qua! Ma tu sei il bagnino, lo stesso bagnino della spiaggia! No, io sono il psicochino! Ma che cosa cavolo... Ok, va bene. Prima, dove siamo? Non lo so, non comprendo. Pronto? Sì? Pronto? Oh, ok. Adesso lei come si siede? Scusi signorina, c'è un insetto sotto di lei. Come? Si alzi cosa subito? Grazie mille. Ok. Oh, ma come? Ma scusi, ma tolto vabbè, ok, lo so. Tieni Dolcetta, ascolta, non dovrei, però tieni. Bravo, bravissimo, complimenti. Grazie, Sbri. Complimenti! Questo è come si inizia un appuntamento di terapia, di coppia, pre-post matrimoniale, con un figlio, 2 figli, 3 figli, aggiudicata la signora... Eccola, la signora bionda a fianco del signore biondo, bravissimo. Ascolti, noi possiamo iniziare seriamente questa terapia, noi abbiamo dei problemi, ovvero che semplicemente... Aspetta, che ore sono? Ok, altri 58 minuti. Beh, 998 euro. Va bene, ok. Posso? La prego, ci ascolti. Semplicemente Dolcetta, nonché la mia ragazza, si presuppone ancora. Semplicemente non crede che effettivamente l'anello che le ho mostrato tempo fa non è suo e non è di nessun'altra. Mentre lei insiste a dire, cioè insiste a pensare che invece l'anello è suo. Cioè, vedi un'altra ragazza. Dottore, mi scusi. Stavate dicendo. Che bella signorina che è lei proprio. Dolcetta, la finisca! Dolcetta dottore, dice che. Ci ascolti! Dolcetta crede. Dolcetta crede che l'anello sia. Di un'altra ragazza, quando in realtà non lo è. Dolcetta crede. Ma qui di cosa stiamo parlando? Qui ci servono delle prove, servono dei fatti, servono delle evidenze, delle prove scientifiche. Insomma, questo anello, che fine ha fatto? Dov'è questo anello? Esatto. L'anello l'ho buttato via, essendo che Dolcetta non mi credeva, direttamente l'ho buttato via. Ma perché l'hai preso? Cancelliamo così le prove, eh? Certo! No, allora, no. Prego, lei si sieda, non ecco, okay. Per favore, anche lei si sieda, non è che se si alza un attimo e si alza la voce, okay. Allora ha ragione. Allora, qua stiamo parlando di cose serie, cioè una moglie... Cosa siete voi? Siamo ragazzi. Semplicemente fidanzati. Allora, 2 divorziati, sì, ormai, sì. 2... Sì, fidanzati, sì, se venite qua non siete fidanzati. Allora... Cioè, noi stiamo parlando di 2 fidanzati che uno c'ha un anello che poi magicamente sparisce. Che chi te l'ha dato questo anello? Sentiamo a proposito. Esatto, Sbri, chi te l'ha dato? Me l'ha dato un signore che vive sopra la collina. Ma non sto scherzando, perché non mi credete? Metta a pausa l'orologio, metta a pausa. Un signore! Esattamente la mia reazione, solo che io sono la tua ragazza e per questo mi arrabbio. Ok, scusatemi. Ride. Allora,
Stavamo dicendo. Dovete credermi, ok? Aspetta, no, cosa stanno dicendo? Che l'anello mi ha il signore in cima alla volta. Ah, che cavolo, lo sapevo che fosse, che era una fregatura. Sai cosa, dolcetta? Questa terapia non serve a nulla. Questo dottore è anche di... Serve assolutamente. Guarda, cosa? Prego. Ehi, volare un po'. È sequestro di persona questo. Ma no, avete pagato ormai. Siete gente... Basta, il debito è fatto. Non abbiamo pagato. Lasci bere un bicchiere d'acqua che sto ridendo come un pazzo. Fermi un attimo, ecco. Ma proprio questo dottore dovevamo trovare, Sbri. Ma è impossibile. Ah, ma aspetta, a proposito, chi è che vi ha consigliato di venire qua? Sbrisarino, mio figlio. Sì, nostro figlio. Lo conosco. Allora, dopo gli devo dare qualche caramella. Va bene. Ok. Cosa? Ma chi frequenta il nostro figlio? Sbri? Appunto, gli ho detto sempre di non accettare le caramelle da parte degli sconosciuti. Porca. Allora, anche questo... sì. Sedetevi. Prego. Allora, i vostri problemi sono... Ma aspetta, tanti. Lei ha detto 5 euro. Lo no, sapevo, lei è quello è il bagnino, lo stesso bagnino del... Sono psicocchino! Ok. Allora, il bagnino si può permettere un tetto che si apre così, cos'ha? Non c'è una poltrona proprio. Volante? No. Aveva una poltrona volante. Vabbè. Va bene, sì. Hai ragione. Allora, adesso facciamo una terapia di piedi coppia. Sì. In cosa consiste? Consiste nel mettervi l'uno contro l'altro con una spada in diamante. Ma il cosa significa? Lei ce l'ha già. Sì, lei ce l'ha già. Questo è il fatto. Okay. Lei è più brava di Mary. Aspetta. Allora, lo scontro per essere pari. A lei le do questo. Ma non siamo pari così. Ma sì, lei è un uomo più muscoloso. Lui è... allora che. Allora, mettiamo sotto questo punto di vista qui. Chi è l'uomo della coppia? Sentiamo un po'. Chi è l'uomo della coppia? Ma cosa significa che. Sono io! Tu hai bisogno di una spada in diamante contro una donna! Complimenti! Complimenti! Bene, Ma mi scusi, ma non è. Ma non si ragiona così! È un secondo. Aspetta, devo vedere il manuale da psicologo. Lezione 1. Non ci voglio leggere, vabbè, continuo. Allora, prego. Deve aiutare. Dobbiamo combattere, quindi. Come? No, come puoi aiutarci a combattere? No, questo era tutto un test per vedere chi era il vero uomo della coppia. Lei non si è neanche opposta, anzi, voleva dartela la spada di diamante. Invece tu, no, non posso combattere con uno stick. Non posso combattere con un bastoncino. Io sono Capitan Findo. Allora, ma cosa c'entra questo? Siediti. I veri uomini tolgono la sedia alla donna, come ho fatto io. Dove sei seduto? Però lei ha piccato una donna, quindi lei è un uomo, però è un uomo cattivo. Le donne non sì, si picchiano. Ma io non ho problemi di coppia, perché? Perché non è una ragazza, esatto, sì. E quindi chi è che dovrebbe fare la terapia? Noi o tu? Con te stesso. E adesso basta, questo studio diventerà mio e io e Dolcetta sistemeremo da soli le cose senza pagarti, ok? Cosa ti chiedi? Non scappare. Bravissimi. Adesso lì scriveremo sul tavolino tutte le cose che non vanno, tutti i messaggini. Allora andate su Instagram. Vada su Instagram. Ok, sì. Ok, direct, chat archiviate. Sì, tutte quelle nascoste che non vogliono fare vedere. Ma ok. E chi è questa? Questa you. No, ma chi è questa you? You qualcosa. Come si chiama? You. Cosa? No, you. Ah, Yumi. No, lei è una ragazza di 2 anni fa. No, lascia perdere, non c'entra proprio niente. Se vai a vedere. No, le giuro, vai a vedere la data 2017, non è di ora. Stai tranquilla. Ah, che non mi sento con quella ragazza. Con il nostro anello, siamo sicuri? No, non c'entra proprio nulla, ti giuro. Non lo so. Ok, ascolti. Va bene, adesso che abbiamo finito con questa sceneggiata. Scusate. Possiamo finirla, dammi il cellulare, ok. Va bene, la ringrazio. Sei cavata così con. Cioè, ha scoperto le chat di you. E poi, non c'entra niente, ok. Tutto sulla fiducia si basa il vostro rapporto. Allora, che. No, non che si basa nulla sulla fiducia. Ovviamente, noi non stiamo bene. Non staremo bene dopo questa seduta.
E quindi nemmeno dopo quella chat. Più o meno siete stati un po' in piedi, un po' seduti, un po' sdraiati. Insomma, l'avete passate tutte, però chiamatela seduta. Vabbè, è finita l'ora. Il pagamento può farmelo tramite bonifico. Va bene. Se non, va se bene. Non ce li ha tutti in contanti. No, okay, ok, va bene, glielo farò tramite bonifico. Va bene. Comunque... Ma a me sembra andata bene, mi sembrate più felici di quando siete entrati. Sì. Oh, felicissimi, sì. Vabbè, comunque, la ringrazio. Arrivederci. 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 Ah, aspetta, potete prendere una caramella e darla a Locchino che ha fatto un buon lavoro. Briserino. Scusa, mi confondo sempre. Ok, va bene. Arrivederci. Okay. Arrivederci. Arrivederci. Ma quindi quella Yu, insomma, chi era? Secondo me no, no, ti giuro, erano chat di deve due anni fa qualcosa. Ma non c'entra forza. Proprio nulla quella con quella tizia ormai. Sì, non sì, archiviata, non hai nemmeno. Non ci scriviamo, insomma, ma no, non ci scriviamo non neanche più, ti giuro. Non è possibile.